Allora, stamattina prepariamo il pranzo. Prepariamo un'insalata di riso, quindi un riso freddo. Questa volta faccio un'insalata di riso con melanzane, pomodorini, quelli qua, faccio gialli e rossi. Utilizzerò delle perle di scamorza affumicata. Utilizzerò delle nocciole, ecco qua, per dare un sapore un pochino diverso. E poi infine unirò delle olive taggiasche. Allora, io nel frattempo sto portando a bollore l'acqua per il riso, perché il riso, come sempre, è un riso normale, ok? Se non avete il riso da insalate, che è il riso quello che più comunemente appunto si utilizza per le insalate di riso, che caccia un po' meno amido e quindi diventa meno colloso, ma avete un riso questo qui classico per risotti in effetti, che è quello che ho io cosa faccio? Dopo averlo cotto, lo vado a raffreddare sotto l'acqua fredda. In questo modo gli faccio perdere un po' di amido e mi risulta migliore poi per l'insalata, ok? Quindi prima di tutto vado a salare l'acqua. C'è qualcuno che sostiene che poi lavando, sciacquando il riso, la pasta, vada via il sale. A mio avviso ciò non accade, ma se avete questo dubbio potete salarla un pochino in più la pasta, l'acqua. Adesso vado a salare anche l'acqua e poi inizio a cuocere il riso. E adesso cuocio il riso, vi dicevo, nei classici tempi di cottura del riso. Quindi questo cuoce in 15 minuti, io adesso mi tengo il tempo perché altrimenti va a finire che me lo dimentico, quindi vado a cuocere il riso. Diamone anche una mescolata. Nel frattempo, allora, la prima cosa che vado a fare, io le nocciole, che sono in verità delle nocciole già tostate, perché le nocciole che voi acquistate sgusciate in realtà sono nocciole già tostate, ma per dargli un sapore in più, per accendere l'aroma, per far sprigionare un pochino gli oli essenziali della frutta secca, io le vado a ripassare un attimo in padella, velocemente, nella padella nella quale poi ando, tra l'altro, a cuocere le melanzane, quindi ecco che ci serve, inizio a far profumare, diciamo così, le nocciole. Nel frattempo mi vado a preparare le melanzane. Le melanzane le andrò a fare a cubetti, quindi le roso un attimo in padella a cubetti, come classico fare. Ho preso delle melanzane piccoline, come vedete, perché avevo queste melanzane piccoline e mi sono trovata bene. Vi consiglio comunque le melanzane lunghe piuttosto che non quelle tonde, perché noi vogliamo fare i cubetti. Dovendo fare i cubetti, noi non vogliamo tanta mollica da parte della melanzana, preferiamo che ci sia un po' più di scorza, che non di mollica. Quindi io adesso le spunto. Allora, se le melanzane che avete, queste sono piccoline, ma sono piccine, ma qualche semino ce l'hanno. Se hanno troppi semini, potete sempre toglierne un po', o comunque troppa mollica che non vi piacciono, potete sempre toglierne un po' appunto con dopo il taglio. Io le ho tagliate a striscioline, come avete visto, e adesso le faccio a cubetti, né piccole né grandi, direi che mi mantengo su una misura media. Quindi mettiamole da parte. Ok, spicchietto d'aglio e un bel filino d'olio, perché sapete che comunque le melanzane se ne prendono tanto di olio. Allora, io inizio a far insaporire queste, visto che la padella era calda e quindi chiaramente anche l'olio si è riscaldato prima. Ok, le melanzane sono qui, perfetto. Questo ci serve ancora perché dobbiamo tagliare anche i pomodori. Nel frattempo inizio a tagliarmi anche i pomodorini, visto che ci sono. Allora, i pomodorini li tagliamo o in quarti o a metà, a seconda della dimensione. Per esempio ho preso questi qua, gialli, che sono piccini, li faccio a metà. Questi rossi sono un po' più grandicelli, magari li faccio in quarti, ma questa veramente, ragazzi, è una scelta più che personale, direi. Allora, io alla fine ho preferito utilizzare i pomodorini freschi, proprio perché comunque danno un tocco di fresco in più, secondo me. Però, se vi piace, potete pensare anche di utilizzare dei pomodori secchi sott'olio invece che dei pomodorini, anche se non li avete, magari dei pomodorini freschi in quel momento. Allora, a questo punto potete decidere, chiaramente sapete che le melanzane assorbono tantissimo olio, anche di aggiungerne dell'altro, se comunque vi accorgete che si stanno asciugando e preferite che ne abbiano un altro po'. Io le faccio andare ancora un po' così.
Poi potreste anche pensare di farne una versione un po' più light, con delle melanzane grigliate invece che con le melanzane appunto cotte in padella in questo modo qui. Io nel frattempo, per sicurezza, vado anche ad assaggiare il riso, perché il suo tempo lo ha trascorso. Anche se secondo me le tanto. Buono. Buono. Lo lascerei un pochino più indietro così di cottura. Lo vado a scolare. Come vi dicevo, lo scolo e lo raffreddo sotto l'acqua fredda. Quindi vado a scolare e lo raffreddo sotto l'acqua fredda perché faccio perdere quella parte, diciamo così, di amido in eccesso che si ritrova, perché non è un riso da insalata, il mio è un riso normale e quindi potrebbe risultarmi un po' colloso per essere, per cucinarlo all'insalata, quindi io utilizzo sempre lo stesso tipo di riso. Un altro po' si può dire, o perlomeno se non me lo trovo quello per insalata, mi faccio tanti problemi. Dopodiché lo vado semplicemente a raffreddare in maniera tale che faccio perdere appunto l'amido in eccesso. Vado un attimo con questo metodo molto semplice e veloce. Mi ritrovo con un riso che ha belli i chicchi belli separati. Allora, anche le melanzane sono pronte. Il riso è pronto. Vado a mettere tutti gli ingredienti insieme, ok? Potete tranquillamente far raffreddare meglio le melanzane, ci mancherebbe. Anzi, più le fate raffreddare, chiaramente più è fredda la vostra insalata di riso. Altrimenti poi dovete farla raffreddare dopo. Tolgo l'aglio. Aggiungo prima i pomodorini perché così facciamo raffreddare ancora un po' le melanzane. Perle. Olive taggiasche. Allora aggiungo prima le olive taggiasche e poi decido eventualmente se e quanto olio aggiungere per condire l'insalata, perché le mie olive sono già condite. Nel momento in cui vado a ad aggiungere le olive, aggiungerò inevitabilmente anche dell'olio. Ecco perché preferisco mantenermi un po' adesso. Un pizzico di sale. Un pizzico però, cerchiamo di sfruttare tutta la sapidità degli ingredienti, impariamo ad assaporarli quanto sono sapidi e quindi non esageriamo con tantissimo sale. Ne metto un pochino giusto perché avevo dei pomodorini comunque non salati e un pizzico lo aggiungo anche sulle melanzane, ma io proprio un pizzico. E poi solo in ultimo andrò ad aggiungere anche le melanzane. Allora ragazze, questa già così è buonissima, ma noi visto che non ne abbiamo abbastanza, ci andiamo ad aggiungere anche le melanzane. Adesso vado ad aggiungere anche le melanzane, le avevo leggermente salate, quindi le mescolo un pochino. Fatele raffreddare bene le melanzane, io ce le metto adesso perché comunque così completiamo la ricetta. Una mescolata anche qui, fate sempre delicatamente, altrimenti rischiate, come vi dicevo, di romperle, spaldarle, che non è proprio l'ideale. Bellissimo e profumatissimo basilico fresco a pezzi, una spezzettata grossolana e le mie nocciole. Nocciole ne metto una parte, il resto le vado a mettere sopra. Perché? Perché le nocciole, se adesso io preparo questa insalata e metto queste nocciole, le lascio stare fin quando non ce le mangiamo, le nocciole vanno ad assorbire umidità e perdono croccantezza. Ecco perché un po' le metto dentro, ma un'altra parte le andrò ad aggiungere direttamente sui piatti praticamente. Adesso io non ho aggiunto olio. Perché? Perché dell'olio c'era già nelle mie olive e c'era già nelle mie melanzane, ma se lo preferite, perché assaggiatele sempre comunque le cose, non mettete subito magari tanto olio, assaggiate, vedete se vi piace. Se vi piace così va bene, se invece preferite che sia ancora più oleata, insomma di sapore, un po' più unta di sapore, aggiungete ancora un filino d'olio a crudo, ok? Altrimenti potrebbe anche non essere necessario, potrebbe essere buonissima già così, vi assicuro. A questo punto, se l'avete fatta velocissimamente, mettetela un attimo in frigorifero, 10 minuti prima di servirla. Nel momento in cui la servite, andate ad aggiungere ancora qualche nocciola sopra. Spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta. Buon weekend ragazze, ciao!